Sei pronto? Carico. Senti un po' di emozione. Quattro whisky ce l'hai? Vai. Vedrai che avrà più effetto il tuo ingresso dei quattro whisky. Vai Mario, apri la porta. Grazie al cielo siete qui, maestro. Finalmente siete tornato. Andiamo bene. Maestro, avete rotto il voto del silenzio dopo 10 anni, perché? Perché finalmente ho visto voi. Ero sicuro che non esisteste. E invece... Cric e croc. Finalmente. Ma quanti anni vi ho cercato? Maestro, avete passato gli ultimi 10 anni da solo, chiuso in una caverna. A quale grande verità... E zitto! A quale grande verità siete giunto? Che Cric e croc dovevano esistere. Maestro. Scavati dentro a un qualche albero, dovevano esserci loro. E devono essere come me. Cioè, sommati, fate me. Però questa è una cosa che... Devo stare ancora a lungo a mani giunte? Ho no, visto maestro, che io sono gran maestro, voi state a mani voi giunte. Voi potete fare quello che e io maestro, il suo ruolo. Prenda il centro del tempio, maestro. Ma noi abbiamo domande da anni. Di che cosa vi siete nutrito in tutto questo tempo? Bacche. Bacche nutrienti. E so... Aspetta però, prego. Tu devi farmi parlare. Certo, io sono gran maestro, sono... tu sei monaco e taci. Io mangio le bacche. Però con le bacche ti devi organizzare, insomma, no? D'altronde tu sei Cric, tu sei croc, pure tu che mangi. No? Allora io mi organizzo e ho scoperto lo spaghetto. Lo sai che l'abbiamo inventato noi cinesi? Noi l'abbiamo inventato. Io ho scoperto lo spaghetto con le bacche. Fantastico, molto nutriente. E tu stai zitto e mangi lo spaghetto con le bacche e dici, tutto sommato, la vita non fa schifo. Certo. È così. Tutto molto, molto bello, maestro. Molto nutriente. E so che tutti questi anni avete anche perfezionato la vostra posizione yoga dell'alga sorridente. Ce la potete mostrare? È questa. Però può durare solo 5 secondi perché di più non gliela faccio. Quindi questo è quello che si può. Un tempo ci diceste che una pietra è più dura di una mela ma più soffice di una piuma. Che cosa intendevate? Niente. Però voi vi siete domandati per 10 anni questa cosa. E questo significa perché io sono maestro e voi no. Perché dico una cazzata e voi ci pensate 10 anni. Questo... Maestro, siete sempre convinto che bisogna stare scalzi per raggiungere la purezza dell'anima? No, mi sono messo gli zoccoli. Tu sei scalzo, io zoccoli, perché so gran maestro, sempre quello il meccanismo. Però penso anch'io che ogni tanto bisogna tagliarsi le unghie. Allora segna questo elemento di saggezza nella tua testa. Stare scalzi va bene, ma ogni tanto usare il tagliaunghie. E te non lo fai raramente, questa cosa non mi piace. Certo, maestro. Perché maestro... Croc non parla mai? Appunto, adesso parla Croc. Volevo chiederle, ci siamo chiesti qual è la virtù più grande, la generosità, la sincerità o... Le monache, che voi non avete. Dove stanno le monache? Che vabbè 10 anni nella caverna, ma 10 anni nella caverna, senza spaghetto che non conoscevate, eppure senza monaca, è cattiveria. Chi ve l'ha fatta sta cattiveria? E quindi noi lottiamo per resistere ai piaceri della carne, ma non dobbiamo difenderci dalle tentazioni. Non dovete difendervi. Comunque avete aspettato me a lungo perché adesso vengo qua e vi insegno. Ma maestro. No, in ginocchio no. Vi prego. Tocca pregare. Prega. Guidateci in una preghiera. Io prego da piedi che so gran maestro, sennò qui se c'è il macello, poi sartoria non vi dico. Allora, prima preghiera. Studiando bene le parole però, eh. Ricordate, cominciamo invocando il maestro, perché sto qua a fare una cortesia. Quindi, maestro che tu sei stato 10 anni nella caverna. Insegna. Dunque, maestro, siete tornato! Non so cazzi. Sono certo che vi ricorderete di me. Un po', diciamo un po', però vestito così è un po' meno, diciamo, spero, perché sennò vuol dire che mi hai fatto
bacca a cavale così ed è pericoloso. Sì. Io sei Tamerlano, Gengis Khan. No. Uno di questi. No, no, io sono Yung Sing, il vostro acerrimo nemico. Al nemico, lo immaginavo dal basso. Guarda che barba, però, mettete paura. Mettete paura, guarda che barba. Non mi impaurisce, siete pronto a morire? Il maestro non ha paura della morte. Il maestro ride davanti alla morte. No, il maestro c'ha paura, sei caga sotto. Piano, click e croc, piano, eh? Piano. Per favore. Per favore, piano. Maestro, non ci provassa, non ci provassa. No, non difendetevi, state tranquilli, tutto a posto, noi abbiamo la spada. Devo prenderla? E tocca a me, no, quello vince, non si può fare. No, lascia aperto, adesso parliamo. Ricordati, altra lezione del maestro. Quando stanno per ammazzarti, parla, perché altrimenti ti fanno sicuramente un caccavale così con quella. Preparatevi spada a morire! No, 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 maestro, maestro, prima di morire, lasciateci le vostre ultime perle di saggezza. Ma adesso porti sfiga, un attimo, non è detto che devo morire per forza, un attimino. Parliamo da Perlano. Tanto sta spada è lunghina. Problemi, Maestro, diteci almeno dove avete lasciato gli spaghetti nella caverna, croc, vi prego. State zitto, lo sto mettendo in difficoltà. Ma, complessi, di vita. La sua psicologia non mi tocca, lunga, si prepari a morire. Spada lunga, ho capito. Mario Di Olfi! Quando ringraziamo il nostro cast, le costumiste, gli scenografi che fanno questo lavoro straordinario, ma una cosa su Mario, quando lui ha detto dico una cazzata e gli altri ci pensano per 10 anni, ecco, io lo farei segretario di tutti i partiti d'Italia.